A tutti amici, oggi faremo un rig per fare le foto ad alta velocità. Allora, inizialmente pensavo di farlo in legno, poi ho detto, ma perché non farlo con questi tubi PVC? Allora bastava fare una piattaforma così, poi metteremo, che so, la goccia che cade da qua, così abbiamo un modo un po' più controllato. Adesso devo fare due buchi lì, che li farò con la mia bellissima valigetta multiusi che ho comprato a BJ. Che abbiamo anche delle punte per trapano grosse. Questa però comunque non è grossa abbastanza al tubo, quindi direi farcene un po', non lo so, questa qui da un inch. Andiamo, se lo faccio così, però dopo devo allargare. Questa non è la punta giusta, però voglio provarla. Allora, mettiamolo qui. No. Chiudiamo la valigetta. Allora, se io questo lo uso, allora tenterò di usarlo un po' più di sfuggita. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Bello, guarda come ha fatto bene. Solo che adesso mi va a bucare tutto sotto. Che c'è una punta abnorme. Questa qui. Facile fare i buchi così. Se non è qui. Poi col seghetto lo metto a posto. Perfetto! Ta-ta-da! Adesso l'altro. Ok, adesso la parte più bella di quando si usano sti PVC pipe. Mettergli questa colla che è strapotente, cioè strapotente solo per questi PVC, perché probabilmente fonde la plastica e non li apri più. Guarda, puoi spaccare il tubo, ma questi joint qua chiusi con sta colla non li apri più. La colla è un po' secca, ma dovrebbe funzionare ancora. Una colla molto buona anche da respirare a pieni polmoni. Voilà, rig finito. Adesso qui per agganciarlo al legno non so, però intanto non va da nessuna parte. Adesso dovrei avere da qualche parte un contagocce da fissare qui. Perfetto, puoi fare due buchi di qua di là per quando faccio il coso col laser. Quindi ho pensato, il ricevitore metto qui, il laser lo metto qui, qui faccio cadere qualcosa, la goccia, ci viene solo la goccia. Questa, anzi, questa è più che altro per fare le foto con le gocce, perché ci sono mille altre possibilità di fotografia ad alta velocità. Comunque, questo è quanto. Adesso vado a vedere se c'ho il contagocce da fissare, che l'avevo uno, non so dov'è però. Allora, ciao!
Ciao a tutti! Allora, finito questo, adesso qui volevo metterci il contagocce, non l'ho trovato. Ho trovato sta spugnetta, pennello. Poi abbiamo il latte. Ho tolto il contenitore, voglio mettere poco latte, secondo me viene meglio. Liquido blu e faremo subito una prova. Allora, adesso facciamo una prova per vedere. Ma che devo partire sempre? Che non sono pronto, ecco. Allora, vediamo un po'. Io direi di fare una prova senza latte, solo acqua, giusto per vedere se. Giuschi, smettila, eh! Allora, vedere innanzitutto se parte, perché. Lo mettiamo attaccato al piatto in modo che sente le vibrazioni. Allora, il flash ha un 64, a un 32esimo potrebbe anche andare bene. Lasciamo così. Ah! Ok. Allora. Niente, adesso. Niente, un po' rumore, vaffanculo. Ok, ho sostituito il piatto con una tazza. Sembra che funzioni, sono venute delle foto molto belle. E così. Adesso ho iniziato a fare con il Ok, come esperimento 2, perché volevo aspettare la notte, ma non c'ho voglia. Vabbè, tentiamo quest'altro. Fragola. Allora, lì si mette sul cucchiaio, si mette. Notare questo rig. Ormai noi esperti diciamo rig. Allora, questo è un rig. Come si può dire? Un supporto. Noi fotografi professionisti diciamo rig. Allora, notare, ci ho messo questo che tiene il cucchiaio. Ci mettiamo il latte. Questa è panna abbastanza un po' densa. Così meglio. Lasciamo cadere la fragola e papam! Vediamo. Stai lì, iPhone. Non c'ho un iPhone stand. C'ho tutti i rig del mondo tranne un iPhone stand. Ok. Allora, esposizione. 2 secondi. 10. Oh, aspetta. C'ho ste fragole un po' marce. Non sono neanche tanto belle. Si preannunciano schizzi in ogni dove, quindi state attenti. Ricordate, non fatelo a casa. Allora, siamo pronti qui. Oh, capuzzo, mi sono dimenticato di attaccare il coso. Allora, calibrate che da qui dovrebbe andare. Allora, fuoco, ci siamo. Fuoco è difficile da dire. Mi pare che l'avevo calibrato prima. Che palle. Dovrebbe essere.
mancato. Ah, ha fatto il doppio scatto, merda. Questo andava benissimo. Questa va a vedere e la foglia, porca puzzola, proprio davanti, ma è venuto un gioiello. Siamo sul giusto adesso. Sta cacchio di foglia. Bellissimo questo! Oh, questa è quasi perfettissima. Guarda, si vede il latte. Guarda, dai. Dov'è che è? Oh, ma dove c'è che... Si vede il latte che ha fatto come un trasparenza e si vede la fragola sotto. Dopo ci lancio un peperone. Allora, non c'è tanto latte, andrà bene lo stesso? Vediamo un po'. Merda, questa merda. C'è poco latte, bisogna riempire. Al latte si rimane ancora di là. Top one, questa è la migliore da premio Pulitzer. Guarda che schizzi. Un po' di ghosting, ovviamente. Ai 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 ai. A monte il premio Pulitzer. Troppo ghosting. Allora faremo dopo vedere. Ciao!